Ciao ragazzi, come state? Spero stiate bene. Benvenuti in un nuovo video in cui ho un ospite che insieme a me risponderà ad alcune domande. Questo ospite è Arasule ASMR, che ringrazio tanto per cominciare. Le domande le abbiamo inventate noi insieme alla collaborazione fondamentale della nostra amica Alessia ASMR. Saluto e ringrazio lo stesso e ci ha aiutato a scegliere alcune domande. Non tutte le domande saranno qui sul mio canale, una parte diversa sarà sul canale di Arasule ASMR. La chiamo Arasule perché vi dirà lei come si chiama. Niente, sono 8 domande qui, 8 domande di là, ma le prime 4 sono basilari. Risposte le conoscete già. Subitissimo vi lascio il link ovviamente al video qui sotto. Al video di Arasule. Chiaramente non ve l'ho detto, ma come dice il titolo o la copertina, siamo per fare una sfida di domande fra i 30 e i 50 anni. Vediamo quali sono le differenze, anche se l'età divertirsi. L'importante sono le persone. Allora, comincio con le mie domande di base e poi ascoltiamo le sue. Allora, nome Carlotta. Data di nascita, età. Sono nata il 12 giugno 1987 e nel 2020 ho professione. Sono una musicista classica e un'insegnante di strumento musicale in Francia. In che anno ti sei laureata? Allora, in Francia nel 2015, in Italia nel 2006, perché le regole poi sono cambiate. Ora ascoltiamo Arasule ASMR. Ciao ragazzi. Grazie infinite a Carlotta di ospitarmi sul suo canale. Spero che questo video vi piaccia. Nome: Monica. Data di nascita: 17 novembre 1970, quindi età 50 anni, tondi tondi, compiuti da poco direi. Professione: artista. In che anno ti sei laureata? Io mi sono laureata all'Accademia di Belle Arti di Firenze nel 1994. Alcuni di voi non erano nemmeno nati sicuramente. Canticchia la canzone della tua adolescenza e poi svela nel titolo. Vespe truccate, anni 60. Gira in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una special, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Basta perché potrei cantarla tutta. E ho anche una dignità. Scherzo, ovviamente. Beh, il titolo è 50 Special dei Luna Pop. E Cesare Cremonini è rimasto comunque nel mio cuore perché ancora oggi lo adoro. Sentiamo quella di Monica. Sulla spiaggia con la mia amica del
Presenta quello che io credevo avrei fatto, soprattutto fino ai 15 anni. Mai avrei creduto di fare questo lavoro. Già studiavo musica classica, ma non avrei mai creduto che sarebbe diventato il mio lavoro. E invece sono contenta che sia così. Sicuramente non avrei mai immaginato che avrei vissuto 10 anni. Secondo me se l'aspettava di diventare pittrice. No, sinceramente non mi ero immaginata come sarebbe stata la mia vita a 50 anni. Forse non ci pensavo nemmeno, ma sicuramente quando sono cresciuta non avrei pensato di fare questa vita che sto facendo. Soldi, amici, essere alla moda. Allora, direi i soldi da 1 a 10, va un 7, perché ci vogliono, ma non sono affatto tutto, almeno non per me. Non farei tutto per soldi, ecco, non sono proprio la priorità. Si contano su una mano di veri amici. Essere alla moda, zero, zero, spaccato, non me ne frega nulla di essere alla moda, né per quanto riguarda l'abbigliamento, né per i pensieri, per niente, non me ne frega nulla. Vediamo Monica. I soldi contano 8, gli amici no, 8, lo so, sembra brutto, ma i soldi per me sono importanti per fare una vita serena. E essere alla moda, 3, perché sinceramente non sto dietro alla moda. Compro quello che mi piace, indipendentemente che vada di moda o meno, quindi 3 mi pare un numero già alto. Cosa hai sempre voluto fare? Ma non hai mai fatto. Ce ne sono diverse cose che ho sempre voluto fare e non ho mai fatto. Una specifica non mi viene, però se potessi tornare indietro a una decina di anni fa, avrei puntato di più sulle mie capacità, nonostante io abbia i miei limiti come tutti. Credo che avrei puntato di più su me stessa. Questo avrei fatto. Vediamo Monica. Mai, non è vero che non l'ho fatto, però avrei voluto viaggiare di più. Un po' ho viaggiato, ma non ho mai viaggiato quanto avrei voluto, purtroppo per problemi fisici di salute mi costa veramente tanta tanta fatica spostarmi. Però avrei voluto fare più viaggi, avrei vedere più il mondo, conoscere più culture. Sì, quello sicuramente. Mi rammarico di non aver viaggiato quanto avrei voluto. Quanti anni ha il tuo amico più giovane e il più vecchio? Allora, il mio amico più vecchio penso proprio abbia 56 anni o 58. Amico più giovane a 24, se non sbaglio, 24, sì, anche lei è una donna. Amici reali, ragazzi, ne ho veramente pochissimi, 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 anche perché sto facendo una vita soprattutto social online, quindi posso dire che il mio amico essere un collega di YouTube che ha 18 anni circa.
io avevo un amico molto anziano, ma ci siamo persi di vista, quindi attualmente tra le mie amiche forse la più vecchia ha una 60ina d'anni, ma non sono sicura, perché sinceramente non so che età abbia. Come vedi, le 50enni di oggi, devo dire che le vedo come delle 40enni, nel senso che credo ci sia stato un cambio generazionale, a partire dalle persone che oggi hanno 60 anni, un forte cambio generazionale, e sono cambiati gli stili di vita più che altro, quindi la vita si è allungata, le abitudini, gli stili di vita, i modi di vedere anche le donne, di vedere proprio la società è cambiato. 60 sono i nuovi 50, i 50 sono i nuovi 40, questo è come vedo io il 50enne oggi, almeno le 50enni che io conosco, facciamo così, poi ce ne sono anche alcune che invece, cioè è tutto un po' vario, ma fondamentalmente le vedo come le nuove 40enni. Ho delle amiche 50enni e sono una diversa dall'altra, quindi le vedo sicuramente tenute, più che si curano maggiormente rispetto alle 50enni di quando ero bambina, però non riesco a farmi un'idea precisa di come vedo le 50enni oggi. Online ho tante persone che mi seguono, ma non mi posso ricordare l'età, quindi credo che siano molto molto varie di oggi, perché ci sono alcune che magari si sono tenute più al passo con certe cose, altre meno, quindi non ho un'idea, un'opinione ben precisa. Da bambina, qual era l'oggetto più tecnologico che ricordi? Allora, sicuramente floppy disk non era altro che il nonno del CD, ma era quadrato e piccolino, leggero, e soprattutto, non più che del CD, direi delle chiavette USB, e ci andava dentro una quantità vergognosa di roba, tipo 100 megabyte, una roba del genere, mi pare, credo fosse quello. Se si possa definire un oggetto tecnologico, ma sì, mi viene in mente il floppy disk. Ovviamente da bambina si parla degli anni 70, primi 80. Oggetti tecnologici, ragazzi, ce n'erano ben pochi, però da piccola piccola mi ricordo che avevo un piccolo televisore nel quale erano compresi cartoni animati, tipo 2 o 3 cartoni animati cortissimi, e quello era, per l'epoca era molto tecnologico rispetto al sentire le storie, le novelle nelle cassettine, quelle proprio del mangianastri. Ecco, magari chi mi ascolta dei giovani non sa nemmeno che roba sia, e quindi sì, forse l'oggetto più tecnologico era questo televisorino, mi sembra di plasticona colorato, non ricordo, però mi sembra fosse arancione, ma non ricordo bene. Bene ragazzi, spero, intanto ringrazio Monica per aver accettato, e spero che le domande, io non conosco ancora le risposte di Monica, siano state molto varie, anche per farvi vedere la differenza appunto tra i 30 e i 50. Mi raccomando, passate dal suo canale per ascoltare altre risposte, sia mie che sue. Vi ringrazio davvero, ringrazio ancora Carlottina.